serata a tutti. Sono un po' di vita, partiamo un po' di caso perché chiaramente non era previsto. Ci è dispiaciuto accogliere gli amici che vengono da Milazzo, sono partiti ieri pomeriggio con la temperatura di 33 gradi. Quindi cioè, sono veramente eroici essere venuti la prima volta che vengono in Valle Maina. Questo se lo ricorderanno per sempre, che una volta piove tutte le altre volte sarà bello. Allora, diciamo che è qualcosa un po' di particolare, perché dalla Sicilia non abbiamo avuto finora altri ospiti, quindi di solito si va verso più la Francia dove abbiamo tanti amici, quindi noi siamo onorati in questo momento. E poi in particolare della vostra musica, che adesso ci delizierete così, e il nome, questo nome che sono di Malanova, Malanova che vuol dire cattiva nuova. Cattiva nuova, che è un po' per mandare via tutti gli spiriti cattivi, annunciare le cose così. Ma c'è anche un'accezione nuova dei verbi, vuol dire accidenti, no? Accidenti, caspita, sono arrivati, accidenti, prendiamo questa. Allora io il mio nome, intanto ci conosciamo tutti, io sono Silvio. Vorrei presentarvi proprio. Io sono Salva. Sono Pietro. Tu invece, Silvio. Esatto, che è quello che sono ha Salvatore. Salvatore. Antonio. Vabbè. Marcello. Allora, io, per accelerare i tempi.
senza l'aiuto di una notificazione che tra l'altro abbiamo cercato di mettere, di farci ascoltare da voi. Quindi vi raccontiamo di storie, ve ne raccontiamo di una in particolare che tratta di una ragazza che ha sempre speso tutta la sua vita per gli altri senza mai chiedere né ottenere nulla in cambio. Vi parliamo di Rosa senza spina. Thank you.
gli potremmo guardare. Questa insalata, Ci siamo uniti ai ragazzi della Calabria
ragazzi della Sardegna e perché no anche ragazzi del Piemonte. E abbiamo, come dire, messo insieme, colorato queste nuove canzoni di suoni completamente nuovi per la Sicilia, che la Ghironda non sappiamo cosa fosse. Siamo andati a scoprirla e abbiamo avuto una cognetta splendida da parte di Silvio e di Francesco, che ci hanno accompagnato con i loro suoni per raccontare le storie di Sicilia. Una di queste è tratta di un personaggio, di un vescovo antichamente vissuto a Santa Lucia del Nero, il cui corpo giace ancora oggi incorrotto nella cattedrale di Cesena, uno dei pochi casi italiani, pare. E quindi raccontiamo del miracolo dell'acqua, operato, pare, ad opera del Beato, in San Filippo del Mela, dove a seguito di una siccità apparve, mentre i fedeli lo pregavano a Santa Lucia del Mela, lui apparve a San Filippo del Mela e fece sgorgare una fonte d'acqua. Adesso, quello che si racconta non si sa se è verità, se è leggenda, se è storia. Quel che è certo è che ancora oggi, nella cittadina di San Filippo del Mela, ai ragazzi, ai figli appena nati si usa mettere il nome tanto di fatto, che è il nome del beato. Quindi vi facciamo ascoltare Accona. Sì. Thank you.
Vai Silvio!
riguarda anche le traduzioni italiane, riguarda le traduzioni inglesi, la storia li accompagna. Che 35 o 50, 50 immagini che 12 pittori da tutto il mondo ci hanno potuto pregare per poter illustrare queste storie. Adesso che Marcello tira un'altra cosa di violino, noi prendiamo la fisarmonica di Nino e vi parliamo di un canto d'amore, no? Di quelli che solitamente si facevano nelle giornate di raccolta delle olive per cercare di far innamorare le ragazze. Però una complicazione sui pensi che si rompono. Sì. Se non so dov'è. Entra, è accompagnata da qualcuno, questo improvvisato del papà. Sabina e niente. Dai Enza! Okay. Un applauso a Enza, intanto che Marcello Thank you.
sopravvivere. Esatto. Dai molti pelori danni, no? Oggi anche io ho superato le altre, ma non si è preoccupato perché vive in collina, quasi montagna, costruisce da sé propri strumenti, ne suona di innumerevoli e ha preparato qualcosa con il fischialetto che voleva farvi ascoltare. È una tarantella del giorno in cui lui si è sposato, l'ha cantata sua moglie e hanno fatto un divorzio quasi all'istante. No. Thank you.
farsi guerra per un pezzo di terra. Thank you.